Le azioni per i giovani. Coinvolgere i giovani alla vita civica, Consiglio Comunale dei Ragazzi e Forum dei Giovani. Individuare luoghi e strutture adeguati, parchi, aree dismesse, eccetera, per promuovere occasioni di incontri musicali e letterari e come sedi per le associazioni giovanili. Sostenere le realtà e iniziative di aggregazione, oratori, artochè, eccetera. Snellire le procedure per l'autorizzazione degli eventi. Rivedere la carta giovani. Prevedere orari di apertura di biblioteche e aulo studio orientati agli utenti. Definire insieme al regolamento di utilizzo di Piazza Indipendenza, individuare spazi di co-working, condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio, mantenendo un'attività indipendente, e avviare convenzioni con le università per stage, tirocini presso gli organi comunali. Le azioni per la cultura. Pensare San Donà e il suo territorio come paesaggio, sintesi di storia, natura, uomo, arte, cultura, lavoro e pensiero, caratterizzandola sul tema dell'acqua, attraverso un progetto di cultura di qualità e a lungo termine che identifichi San Donà di Piave nel territorio. Promuovere iniziative per tutte le età attorno al tema dell'acqua e del fiume, in grado di rapportarsi alla rete di esperienze ed eccellenze regionali e nazionali, istituendo il Festival del Fiume, la città e il territorio come cantiere di eventi tra arti espressive, cinema, teatro, musica, danza, sport, confronto interculturale, laboratorio, con il coinvolgimento di associazioni, scuole ed enti, con il premio letterario e la Biennale delle Arti sul tema acqua-terra. Creare la rete operativa di tutti i servizi e uffici comunali che si occupano di cultura attraverso una progettazione partecipata, caratterizzante anche con eventi comuni e una comunicazione coordinata. Rendere gli spazi esistenti, centro culturale, galleria civica, biblioteca, casa del bambino, teatro, luoghi di aggregazione progettando iniziative qualificanti aperte agli stimoli e scambi regionali, nazionali ed europei. Valorizzare le risorse artistiche e i talenti locali, anche attraverso la creazione di una rete concreta, consulta della cultura e consulta della didattica per le scuole, per un progetto culturale condiviso della città insieme alle associazioni, alle scuole e alle realtà che si interessano di cultura. Preparare l'appuntamento con il centenario della Grande Guerra, mettendo in campo proposte di percorsi turistici, attività di ricerca, progettazione di eventi qualificanti, in collaborazione con associazioni, scuole, realtà economiche del territorio, enti e soggetti nazionali ed internazionali con approcci innovativi, multimediali e multilinguistici, collaborando con l'Ecomuseo del Basso Piave. Valorizzare il centro e Piazza Indipendenza con il progetto per giovani creativi, la Piazza delle Idee, nonché tutte le strutture che possono prestarsi a eventi musicali e teatrali all'aperto. Parco Zucchi, Parco delle Sculture in Architettura, Zona Golfo, eccetera. Coinvolgere tutte le frazioni e i quartieri nel programma delle iniziative culturali, ricreative e sportive della città, con decentramento condiviso di spettacoli, iniziative e di possibili eventi itineranti. Qualificare la Galleria Civica quale polo di qualità per l'arte contemporanea, aperta a circuiti regionali, nazionali ed europei, valorizzando inoltre gli spazi urbani cittadini per gli stessi eventi, centro, frazioni e parchi. Attivazione della didattica per gli eventi di arte contemporanea. Valorizzare la biblioteca civica quale altro importante polo culturale cittadino attraverso iniziative diversificate a favore della cittadinanza, gruppi di letture, reading, mostre, incontri con gli autori, laboratori per bambini e giovani e per l'educazione permanente, scrittura creativa, giornalismo, multimedia e fotografia. Rinnovare l'offerta culturale e l'immagine del Museo della Bonifica all'insegna di innovazione, qualità, competenze, condivisione, costruzione di relazioni scientifiche concrete, positive e dinamiche aperte a diversi stimoli, rete internazionale sulla bonifica, rete di esperti, ricercatori, collezionisti, associazioni culturali, attenzione alle nuove tecnologie, rinnovamento della didattica anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali. Iniziative a favore della cittadinanza con approcci multidisciplinari ed eventi itineranti. Qualificare il Teatro Astra, dopo averne definito la miglior forma di gestione, quale polo culturale per lo sviluppo del territorio e la vitalità della stessa città. Promuovere percorsi tematici e la scoperta di storia, cultura e tradizioni della città e del territorio e iniziative che favoriscano il confronto interculturale.
e azioni per le pari opportunità. Definire strategie di intervento pianificato con associazioni di volontariato, realtà parrocchiali e USL per offrire servizi efficienti e ottimizzare le risorse disponibili anche per il contrasto del disagio giovanile. Sostenere le attività del Comitato Unico di Garanzia e la redazione del piano delle azioni positive per le pari. Assicurare la presenza nel mondo del lavoro delle donne e delle persone a rischio di esclusione. Contrastare la violenza sulle donne, portale gestito con la collaborazione della Camera degli Avvocati e quella omofoba. Potenziare le strutture di accoglienza e supporto agli stranieri già esistenti, istituendo servizi per le seconde generazioni di stranieri. Contrastare l'esclusione sociale, promuovendo l'edilizia sociale per i giovani, coppie e meno ambienti, affitti agevolati per chi non ha un lavoro fisso. Dare attuazione al piano per la rimozione delle barriere architettoniche con il coinvolgimento delle associazioni. Garantire spazi di socializzazione per disabili e non autosufficienti. Le azioni per la salute. Svolgere un ruolo attivo e autorevole all'interno della conferenza dei sindaci della sanità, difendendo il diritto ad una buona sanità per tutti i cittadini. Partecipare in modo attivo e competente alle attività previste dal piano di zona, incentivando la gestione dei servizi in associazione tra i comuni. Convocare almeno annualmente in consiglio comunale i direttori dell'azienda USL perché rendano conto del lavoro fatto e dei nuovi progetti di miglioramento dei servizi sanitari e sociali. Valorizzare e migliorare i servizi territoriali, sanitari e sociosanitari, favorendo l'aggregazione dei medici di base. Riorganizzare la rete delle case di riposo e potenziare i servizi diurni dei centri servizi. Puntare ad un unico ospedale del territorio con tre poli operativi, San Donà, Porto Cruaro e Jesolo, migliorando la qualità dei servizi e tutelando le eccellenze già presenti. Il pubblico e il privato convenzionato, case di cura, devono integrarsi e non sovrapporsi o farsi concorrenza. Migliorare l'efficienza dei servizi sanitari inserendo nella loro rete i servizi di trasporto pubblico, le associazioni di volontariato, il Tribunale del Malato, la rete delle comunicazioni. Informare e coinvolgere i cittadini, a partire dagli studenti, nelle campagne di prevenzione delle malattie evitabili, ad esempio la febbre del Nilo e altre malattie trasmesse da zanzare, malattie infettive professionali, malattie cronico-degenerative, e di promozione di stili di vita sani. Studiare le dimensioni e le cause del disagio nel nostro territorio, capacità genitoriali, responsabilità familiare e mediazione familiare. Studiare le risposte attuali alle domande di assistenza, badanti, case di riposo, centri diurni, trasporto. Le azioni per la scuola. Istituire la consulta della scuola, comune, presidi e consigli d'istituto. Favorire la differenziazione delle offerte scolastiche tra istituti, offerta formativa, orari e tempo scuola, aumentando l'offerta delle attività integrative. Rivedere le modalità di finanziamento alle scuole, contributi vincolati a specifiche attività e progetti programmati su base pluriennale. Promuovere un servizio di vigilanza pre e post scuola per alunni che arrivano ai plessi prima dell'inizio delle lezioni. Concordare con gli istituti scolastici le regole per l'accoglienza e per l'accoglimento e l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole, equilibrando le percentuali di presenza. Elaborare un nuovo piano di dimensionamento scolastico e di programmazione della rete scolastica cittadina che tenga conto delle prospettive di sviluppo della città. Nel contempo favorire il completamento della cittadella scolastica, condividere assieme ai tre istituti comprensivi della città un piano pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria. Promuovere un'azione decisa con il coinvolgimento della conferenza dei sindaci del Veneto orientale per la creazione di un centro di formazione permanente per gli adulti. Favorire un maggior coordinamento dei servizi sociali del comune con quelli dell'USL per rivedere il piano di intervento delle necessità didattiche degli alunni in maggiore difficoltà dovute al loro stato di disabilità. Confermare il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie della città. Grazie signor Sindaco, grazie signor Presidente. Brevemente descrivo le azioni per la sicurezza e per prevenire sul nostro territorio gli atti criminali. Mettere in rete servizi di videosorveglianza pubblici e privati.
presso un'unica centrale operativa. Avviare incontri sul tema della sicurezza e del senso civico nelle scuole, nelle associazioni, all'Uniper e nei centri anziani. Coordinare associazioni e istituti scolastici per azioni di prevenzione ed educazione. Migliorare l'efficienza del comando di polizia locale, definendo ruoli e incarichi in base alle peculiarità di ciascuno, investendo sulle competenze comunicative e relazionali del personale, aumentando i servizi online, ammodernando la caserma. Definire presenza e orari degli agenti, visibilità delle pattuglie in zone periferiche e nei nuovi quartieri, servizio in orario serale e notturno in sinergia con le altre forze dell'ordine. Operazione strade sicure, per inciso è un'operazione che in Italia ormai si fa da molti anni e nel Veneto, in città come Padova, Venezia e Verona, vengono utilizzate le forze di polizia accompagnate dalle forze armate. Attivare il servizio di cittadini attivi per la sorveglianza di parchi cittadini e nelle ore di maggior frequentazione, anche nell'ambito di lavori socialmente utili. Mantenere il servizio vigili d'agenda. Coinvolgere le associazioni come monitoraggio attivo per prevenire i fenomeni di micro e macro criminalità. Rivedere il sistema di illuminazione del comune, soprattutto nei luoghi a rischio, parchi, stazioni, parcheggi, periferie. Istituire il tavolo della sicurezza e della legalità a livello di conferenza dei sindaci per tutto il Veneto orientale. Sostenere le attività delle associazioni che si occupano di protezione civile, anche individuando spazi e mezzi adeguati. Grazie. Buonasera, grazie. Le azioni per lo sport. Promuovere San Donà come polo di attrazione di eventi sportivi di portata regionale e nazionale. Recuperare il rapporto con le associazioni, consolidando e valorizzando la consulta dello sport, anche per il coordinamento degli eventi e la definizione dei criteri del sistema di assegnazione dei contributi alle associazioni. Puntare alla realizzazione della cittadella dello sport, polifunzionale, con foresteria per l'accoglienza ricettiva a basso costo, favorendo progetti e iniziative per il turismo sportivo. Favorire la partecipazione e l'inclusione sociale. Combattere il doping e ogni forma di discriminazione, anche attraverso la sensibilizzazione e formazione dei tecnici sportivi delle associazioni. Favorire l'ingresso dello sport nella scuola, di concerto con gli istituti scolastici e le società sportive. Favorire lo sport amatoriale e il contatto con la natura, rendendo più accessibili e fruibili i contesti naturali, in particolare quelli legati all'acqua. Monitorare e migliorare con regolarità lo stato di salute delle strutture, sicurezza, funzionabilità, accessi per disabili. Aumentare l'offerta di strutture sportive, ad esempio la pista di skateboard funzionale ed eventuale seconda piscina. Utilizzare gli strumenti web e social network per promuovere associazioni, eventi, lo scambio con realtà di altri territori e paesi. Ideare e rendere disponibile un logo e gadget del comune da abbinare al logo delle società sportive, da utilizzare nelle competizioni a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la comunicazione di San Donà, città del turismo sportivo. Linea programmatica quarta e ultima. La città che vogliamo. La San Donà che vogliamo e che amiamo è una San Donà intelligente, smart,
Una città che sa ben combinare le risorse di cui dispone, prima risorsa fra tutte i suoi cittadini, considerati come autonomi, indipendenti e consapevoli. Puntando su e utilizzando al meglio le nuove tecnologie, è possibile garantire la qualità dei servizi, innovare ed agire in modo concreto e trasparente. Ma nessuna tecnologia può sostituirsi alle persone. Non ci interessa una smart city senza i cittadini. La nostra San Donà è una smart city a misura dei sandonatesi. Le azioni per ambiente e territorio. Istituire con associazioni, gruppi e organizzazioni la consulta per l'ambiente. Organizzare e promuovere eventi di educazione e sensibilizzazione ambientale, anche mettendo a disposizione dei cittadini dati relativi alla salute del nostro ambiente. Predisporre con la partecipazione dei cittadini il regolamento per la gestione e cura delle aree verdi. Incentivare e promuovere la nuova agricoltura periurbana, orti sociali o di vicinato affidati a famiglie, anziani, soggetti diversamente abili. Realizzare progetti turistici di valorizzazione del paesaggio in sinergia con i programmi e progetti europei, utilizzandone i finanziamenti. Predisporre il piano energetico comunale, programmando le azioni su dati di consumo reali per centrare l'obiettivo del patto dei sindaci 2020, riduzione del 20% delle emissioni gassose in atmosfera e incremento del 20% sull'uso di fonti energetiche rinnovabili. Promuovere i comportamenti virtuosi in tema di risparmio dell'acqua, dell'energia e di rifiuti, così da arrivare a una riduzione della tassazione. Promuovere con decisione presso i tavoli competenti la tutela e messa in sicurezza del fiume Piave per contrastare il rischio idraulico. Progettare l'ecomuseo del Basso Piave per la gestione ecosostenibile del fiume, mettendo in rete associazioni ambientali, culturali, istituzioni, enti di ricerca e privati che si impegnano a prendersi cura del territorio. Migliorare l'efficienza e diminuire i costi dell'illuminazione pubblica, lampade a LED, reti elettriche intelligenti. Riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico attrezzando gli edifici con sistemi di risparmio energetico e sicurezza antisismica, la scuola con il cappotto. Le azioni per urbanistica, casa e opere pubbliche. Contenere il consumo di suolo, privilegiando il recupero di aree già urbanizzate e la riqualificazione del patrimonio esistente. Rivedere e modificare gli strumenti urbanistici vigenti, piano di assetto del territorio, piano degli interventi, regolamento edilizio comunale o possibili particolareggiati puntuali. Incentivare la residenzialità e il ritorno degli uffici, sedi di aziende, studi professionali e organizzazioni in centro storico attraverso misure che agevolino la ristrutturazione degli edifici esistenti, migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle frazioni e dei quartieri attraverso un buon equilibrio tra abitazioni e disponibilità di servizi, servizi pubblici e piccolo commercio, confermare lo strumento del parco campagna per la concessione di credito edilizio in ambito di opere di riqualificazione naturalistico-ambientale a partire dalla predisposizione di un piano generale. Sviluppare e condividere con le imprese un progetto sostenibile per l'area Porta Nord, come contenitore per servizi, uffici, commercio, alberghi, a partire dalle nuove stazioni ferroviarie, servizio ferroviario metropolitano regionale e degli autobus. Recuperare le strutture di piazza 4 Novembre, dopo il trasferimento dell'autostazione Argo a scopo servizi e sosta. Favorire la ristrutturazione degli edifici privati esistenti secondo il processo di Casa Buona, contenimento energetico dei consumi
qualità architettonica e sicurezza antisismica. Predisporre un piano di residenzialità pubblica integrata per cittadini in difficoltà. Prevedere la possibilità di cambio di destinazione d'uso o altre agevolazioni specificatamente studiate per capannoni inutilizzati da tempo. Per ciascuna frazione quartiere ripensare al sistema di residenzialità e individuare e garantire i servizi essenziali, piazza, centro civico, sicurezza, illuminazione, scuole. Preservare e valorizzare le opere pubbliche attraverso un puntuale, efficace piano di manutenzione. Le azioni per la mobilità. Elaborare il piano urbano della mobilità, incentivando la mobilità alternativa, allo scopo di ridurre i tassi di inquinamento. Realizzare la rete dei percorsi pedonali e ciclabili sicuri, interconnessi tra centro e punti nodali significativi, scuole, stazioni, altri luoghi di interesse o di pregio, grazie al contributo delle associazioni e al coordinamento dell'istituendo ufficio biciclette. Collegare Saint-Donat alle reti ciclabili regionali ed europee, sostenendo il progetto della ciclovia del Piave. Progettare e realizzare, con la collaborazione con i comuni limitrofi, una mobilità ciclabile di penetrazione dalla costa all'entroterra, su argini di fiumi e canali e su strade pedonali. Istituire i servizi pedibus e bicibus per gli studenti della scuola dell'obbligo. Incentivare l'uso dei mezzi pubblici, ripensando il sistema di trasporto pubblico locale. Rivedere i sistemi di parcheggio, numero, parcheggio a pagamento, disco orario, eccetera. Migliorare la gestione dei parcheggi urbani attraverso la segnalazione intelligente degli stalli di sosta liberi, in modo da ridurre i tempi di parcheggio e diminuire l'inquinamento. Coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano la mobilità sovracomunale, strade e ferrovie. Sostenere il completamento della metropolitana di superficie SFMR, incrementare l'intermobilità e aumentare la sicurezza urbana, rotonde, sensi unici, istituendo una cabina di regia tra associazioni, aziende di trasporto, forze dell'ordine e amministrazione pubblica. Grazie. Ultimo paragrafo. Le azioni per un comune trasparente e vicino. Favorire i tavoli di confronto e dialogo tra cittadini e amministrazione attraverso l'uso delle consulte e di altri strumenti di confronto. Garantire la presenza del sindaco almeno ogni 6 mesi presso ciascuna frazione e quartiere per un dialogo costante sui problemi e sulle iniziative della comunità. Potenziare il ruolo dell'ufficio relazioni con il pubblico come ponte tra cittadini e amministrazione. Consentire un accesso facile via web ai servizi del comune, anche per segnalare disservizi o problemi. Pubblicare il bilancio comunale sul sito usando un linguaggio semplice e comprensibile. Pubblicare i dati relativi all'anagrafe degli eletti e nominati, curriculum vitae, situazione reddituale e patrimoniale. Pubblicare le informazioni relative allo stato di avanzamento delle principali opere pubbliche o alle cause che ne ritardano l'esecuzione. Garantire un orario di apertura degli uffici che concili le esigenze degli utenti e la disponibilità del personale. Pubblicare per ogni ufficio comunale la carta dei servizi, definendo gli standard di qualità da assicurare. Misurare e rendicontare l'attività del comune attraverso la valutazione della soddisfazione degli utenti e il bilancio di responsabilità sociale. Rivedere periodicamente i regolamenti comunali confrontandosi con le associazioni e gli altri soggetti interessati. Queste sono le linee programmatiche di mandato. Concludo solo con un breve commento. Intanto ringraziando tutti quelli che hanno contribuito a scrivere questo programma e a far sì che fosse il programma della coalizione che ha vinto queste elezioni. Io per primo, ma parlo anche a nome degli altri, avvertiamo un forte senso di responsabilità
nei confronti dei cittadini e delle speranze che ci sono state affidate. Il programma che abbiamo presentato offre una fotografia della situazione e descrive obiettivi da raggiungere e azioni da mettere in atto. Ma in una società che cambia velocemente, un programma non può essere statico. Tutti noi ci siamo accorti che in questi ultimi 5 anni il mondo è notevolmente cambiato. È necessario allora stare vigili per cogliere il cambiamento e tutte le opportunità che si presentano. E rivolgo a tutti un invito. Il Comune non ce la può fare da solo. C'è bisogno del contributo di tutti, dei cittadini, dei consiglieri, degli assessori, delle imprese, delle famiglie, delle associazioni. È vero che è necessario riavvicinare i cittadini alla politica, renderli partecipi e protagonisti della vita della città e delle scelte che andremo a fare. È vero che vale anche il contrario, e cioè la buona politica deve riavvicinarsi ai cittadini. Per questo motivo sarà valorizzato il contributo di tutti, consiglieri e partiti di maggioranza e di minoranza. Anzi, il Consiglio e le commissioni lavoreranno di più, perché lavoro da fare ce n'è molto. Le buone idee sono patrimonio comune, possono nascere da chiunque e non c'è, almeno in me, la presunzione di avere la verità in tasca, ma la consapevolezza che si arriva a un buon risultato se ciascuno può dare il proprio contributo. Quindi già su questo programma, su queste linee che abbiamo presentato, accoglieremo le proposte presentate dai consiglieri di minoranza sotto forma di emendamento, che saranno preliminarmente valutate in giunta, come prevede il regolamento, e poi discusse e votate in aula consiliare nel corso della prossima seduta. Per ciascun cittadino poi sarà possibile offrire gratuitamente alla città le proprie conoscenze e le proprie idee, come già abbiamo fatto per la costruzione di questo programma. Prevediamo delle forme di volontariato politico qualificato per aiutare gli assessori nelle materie di propria competenza, costituendo dei gruppi di lavoro specifici su ciascun argomento, così che possano prendere forma e sostanza tutte le proposte che abbiamo in programma e non solamente alcune. Infine, da comune dobbiamo diventare comunità, cioè un insieme di persone che sanno farsi carico di ciascuno e della città, che considerano questa comunità come parte di sé e non come altro da sé o separata da sé, consapevoli che c'è un destino che ci accomuna. Per il fatto di vivere gomito a gomito oppure di calpestare gli stessi marciapiedi o di mandare i figli nelle stesse scuole. E siamo convinti che da questa situazione, pur difficile, o ne usciamo tutti insieme o non se ne esce. C'è bisogno di cittadini che pensano alla città come bene di tutti, cioè come bene comune. Con questo spirito e con questo intento, che coinvolge ciascuno di noi e non solo il sindaco o gli assessori o i consiglieri comunali, ci accingiamo ad assumere il compito che ci avete affidato e del quale renderemo conto alla fine di questo mandato, ringraziandovi per la fiducia, per la vicinanza e per le speranze che ci avete affidato e che ci impegneremo al meglio delle nostre capacità a onorare.
consigliere Contarino. Sì, buonasera signor sindaco, buonasera consiglieri, signori consiglieri, buonasera signori assessori e al pubblico presente. Io volevo fare solo delle puntualizzazioni rispetto a quanto letto dal sindaco, dagli assessori e dichiarato. Assolutamente non entro nel merito del programma perché non è assolutamente mia intenzione farlo, i cittadini si sono espressi, hanno dato la fiducia a questa coalizione composita, ma che si è presentata a giudizio della cittadinanza con un programma che è stato qui letto e che noi vogliamo vedere realizzato. E la nostra funzione, signor sindaco, ci è stata data dai cittadini, cioè quella di controllare quanto l'amministrazione farà, senza pregiudizi ma anche senza sconti, perché lei e la maggioranza non deve sentire la responsabilità ma deve assumere la responsabilità di amministrare questa città con tutto quello che ne consegue, perché poi alla fine sicuramente potrà sentire tutti quanti, è lodevole il discorso che ha fatto, ma alla fine le scelte e le decisioni vanno solo ed esclusivamente, soprattutto in capo a lei, che risponderà sia in termini civili che in termini penali delle azioni che andrà ad assumere. Silenzio, per cortesia, per cortesia, lasciate concludere. Per cortesia, per cortesia, ti ho detto all'inizio, ho chiesto di mantenere il silenzio durante il dibattito. Prego, consigliere Contarino. Quindi noi sicuramente dai banchi dell'opposizione saremo attenti, saremo vigili, cercando di fare quanto le opposizioni in passato hanno fatto in maniera corretta, in un rapporto civile, ma in un rapporto che ci vede all'opposizione, perché noi abbiamo perso giustamente le elezioni, lei le ha avute, e quindi è giusto che lei assuma le decisioni e se ne assuma anche la responsabilità. Ecco, noi questo sarà la linea guida del nostro comportamento in Consiglio Comunale. Che le ripeto, non avrà nessun tipo di pregiudiziale, nel senso che sugli atti amministrativi, non sulle questioni di carattere ideologico, perché dal punto di vista ideologico la nostra posizione è chiara e sui principi avremo la nostra, il nostro atteggiamento, la nostra responsabilità, ma sugli atti amministrativi esprimeremo il nostro giudizio e daremo anche il nostro giusto contributo, perché come questa maggioranza, anche noi che facciamo parte dell'opposizione, vogliamo il bene di questa città e lo abbiamo con i nostri limiti, con i nostri difetti, abbiamo sempre cercato di conseguire l'interesse di questa nostra città. E quindi io non posso far altro che augurarle buon lavoro e augurare a tutta la giunta di portare avanti e conseguire quegli obiettivi importanti che hanno costituito il programma elettorale di questa coalizione che ha vinto le elezioni. Consigliere Fogliani. Grazie signor Sindaco, grazie Presidente. Ogni competizione elettorale sancisce la vittoria di uno schieramento e ovviamente la sconfitta dell'altro. Qui nella nostra città è lei signor Sindaco e la coalizione che lo ha sostenuto ad avere avuto un maggior consenso dagli elettori sammonatesi. Il verdetto scaturito dalle urne
proprio perché espressione libera e democratica dei cittadini, va rispettato. In virtù di questo, che ruolo segnato alla Lega Nord, nella quale lista sono stato eletto, è quello di essere all'opposizione dopo aver governato la città per 10 anni. Non è il caso di approfondire ora quali le ragioni di questa mancata riconferma al governo della città. Sono altri le sedi, qui si prende atto, ma è evidente a tutti il ruolo, il peso che ha avuto sul risultato elettorale la disertazione del voto della gran parte del popolo sonoratese. Quello che io mi sento di affermare in questo primo consiglio comunale è che il mio operare avrà come priorità la riconquista della fiducia che ci è venuta meno dagli elettori attraverso un controllo osservato sui contenuti e sulla sostanza degli atti amministrativi che la sua maggioranza, signor sindaco, produrrà. Voglio aggiungere che la stessa unità del voto, frutto della sfiducia nella politica e nei politici, non è un problema che riguarda alcuni e altri, ma è un problema che riguarda tutte le forze politiche qui rappresentate, nessuno escluso, visto che il 50% dei cittadini sonoratesi non è andato a votare per la prima volta nella nostra storia di Sonora-Ripiano. Concludo dichiarando che sarò all'opposizione non in modo pregiudiziale, ma valutando gli atti amministrativi, avendo come esclusivo obiettivo l'interesse dei cittadini sonoratesi e delle loro famiglie. Grazie. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, signori assessori e pubblico in sala. Non era mia intenzione intervenire questa sera, ma visto che altri colleghi dell'opposizione hanno ritenuto di farlo, ho piacere anche io di dire due parole anche per capire l'eterogeneità che l'opposizione di questa legislatura sottolinea. Io vorrei un attimo portare l'attenzione più che sulle sottolineature che ha fatto il consigliere Contarin, che a quanto pare al pubblico sono parse quasi più delle velate minacce che non per dire delle auspici di buona. Bravo! Posso dire che l'opposizione di Scelta Civica sarà un'opposizione leale, trasparente e pragmatica, perché pragmatico era il contributo programmatico che le nostre liste hanno proposto alla cittadinanza, che purtroppo non hanno ottenuto la maggioranza e pertanto oggi sono a presentarsi all'opposizione. Le dirò un'altra cosa fondamentalmente. Io credo che il suo ruolo principale sarà quello di coinvolgere direttamente questo consiglio. Ho avuto modo di condividere con lei dai banchi della minoranza diciamo la gestione precedente uscente sconfitta da queste elezioni, e credo che al di là dei contenuti politici, la mia è una considerazione politica, una grandissima responsabilità che ha contraddistinto quella coalizione è stata quella di mortificare il consiglio nell'ambito delle sue funzioni. Poco anzi prima il presidente, il nuovo presidente giovane, a cui ribadisco i miei auguri per una conduzione felice di questa esperienza politica amministrativa, ribadiva che il Consiglio Comunale ha un ruolo di controllo e di indirizzo, ma è anche l'organo sostanzialmente più importante della rappresentanza comunale. E io credo che nella scorsa legislatura questo ruolo sia venuto meno, non tanto dal punto di vista formale, è sempre stato rispettato, la legge è ben chiara, ci mancherebbe, l'ausilio dei dirigenti e del segretario comunale sarebbero prontamente intervenuti. È politicamente che è mancato un coinvolgimento del Consiglio Comunale. Troppo spesso abbiamo visto arrivare e operare unicamente la Giunta, portando in Consiglio delle decisioni che si capiva preventivamente adottate, e ribadisco una mia considerazione anche da parte di consiglieri di maggioranza che hanno esercitato con eccessiva timidezza il loro ruolo. Ed è anche per questo che questa sera invito i tanti giovani che vedo, i neofiti di questa esperienza, ricordo a tutti quanti che ciascun consigliere è amministratore di San Donà. Siate coraggiosi, siate indipendenti, siate autonomi nel gestire questo ruolo, perché c'è molto da fare e il Consiglio nella sua collegialità lavorerà, penso, in questi termini per il bene della cittadinanza. Per cui la posizione di Scelta Civica sarà direttamente proporzionale alla sua capacità di coinvolgere il Consiglio e di raggiungere
in consiglio delle soluzioni più ampio, più condivise possibile. Spero che non sia, diciamo, una legislatura che veda soltanto raggiunta a lavorare dal punto di vista amministrativo. Buongiorno a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, consiglieri del pubblico. Silenzio per cortesia, grazie. Sarò veramente molto breve perché sono così è il mio modo di essere e di fare, non sono abituato alle cose ampollose. Ho osservato questo programma che già conoscevo e che si sta evolvendo. Credo che la mia posizione sarà assolutamente appunto pragmatica e cercherò di fare da controllo, da garante, anche da stimolo per certe cose che il nostro movimento porta avanti a livello nazionale e anche qua. Credo che siano soltanto due le cose che voglio dire appunto in termini stesso pragmatico adesso, una c'è nel programma e una mi pare meno, oppure non mi pare tutto assente. Il primo tema pratico che ho rilevato, dei temi forti che vedo nel suo programma, è quello del rischio idrogeologico, che è una cosa antica e che si va avvicinando, visto che questa è la terra del Piave, è vero che la città è legata a questo fiume, e questo fiume è un fiume può essere bellissimo, ma anche molto pericoloso. In collegamento a questo, il secondo tema che mi preme molto, che è quello, diciamo, dell'ecologia in generale, di preservare la salute e l'ambiente, e quindi quello di verificare le lavorazioni pericolose che sono in atto e che possono estendersi sul territorio comunale. Questo era. Buonasera Presidente, buonasera signor Sindaco e a tutti i colleghi del Consiglio Comunale e questa sera anche al numerosissimo pubblico che ha partecipato. Con questa sera inizia una nuova era, direi, per Salona di Piave. 10 anni di amministrazione Zaccariotto hanno sicuramente lasciato il segno, nel bene e nel male, ma ora comincia una nuova stagione in cui lei, che in passato era all'opposizione, prende in mano le redini della città con tutta la sua squadra. Lei ha vinto democraticamente e meritatamente queste elezioni perché evidentemente ha saputo essere più preciso, più pragmatico degli altri candidati, ha saputo spiegare meglio il proprio programma, ha saputo convincere la città. Il risultato l'ha dimostrato, il 68% le rende assolutamente onore. Ed è giusto quindi che lei ora cominci a governare questa città. Io mi trovo nei banchi dell'opposizione, quindi è giusto che svolga il mio ruolo di opposizione. Il ruolo dell'opposizione è soprattutto un ruolo di controllo nei confronti della maggioranza, nei confronti della giunta, nei confronti del sindaco. Quello che riterrò corretto fare sarà valutare volta per volta l'operato, i suoi provvedimenti, e le assicuro che fin da adesso ogni volta questi provvedimenti avranno quale obiettivo il miglioramento della città di San Donà di Piave, io sarò al suo fianco, perché da ora in avanti la campagna elettorale è finita e tutti quanti, maggioranza e opposizione, dobbiamo lavorare per la città, perché questo è il nostro obiettivo. Noi non siamo più in campagna elettorale, ma noi dobbiamo guidare la città, sia che siamo in maggioranza, sia che siamo in opposizione. Quando lei era in opposizione, quando c'era da votare favorevolmente, ha votato favorevolmente. E credo che questo dovrà farlo anche questa opposizione. Un ultimo invito è quello al Presidente del Consiglio. Io le chiedo, dopo 10 anni che ho vissuto sempre come consigliere con l'amministrazione Zaccariotto, di ritornare a dar valore al Consiglio Comunale. È giusto che il Consiglio Comunale torni a lavorare, è giusto che i consiglieri comunali tornino a esprimere le loro qualità, che nell'ultimo periodo questo non gli era più permesso. Quindi maggior lavoro del Consiglio Comunale, maggior lavoro anche delle commissioni che dovranno essere da qui a poco anche composte. Quindi questo è l'invito che faccio a lei, signor Presidente, e poi spero che tutto il resto dei consiglieri vogliano partecipare in maniera attiva all'attività di questa città, di questa amministrazione. Grazie.
Grazie Presidente. Silenzio per cortesia. Grazie. Grazie signor Presidente, vorrei rivolgere un cordiale saluto al signor Sindaco, a tutta la sua squadra, la squadra di giunta e a tutti i consiglieri che sono stati eletti in questo Consiglio. Ma voglio rivolgere anche un saluto a ella, Presidente, che da neofito, come dicevano prima, oggi assume un incarico molto importante. Credo che questo Consiglio veramente ha veramente un denominatore, che è quello di continuare la nostra opera che l'abbiamo portata avanti per 10 anni, non dico per 10 anni, ma per me che sono veterano e penso di essere il più anziano consigliere che ha il consiglio. Silenzio. Dal Consiglio Comunale credo che vada un saluto a tutti i consiglieri che sono presenti, ma soprattutto anche un saluto a quei consiglieri che non sono questa sera seduti nei banchi del Consiglio Comunale. Un grazie lo voglio rivolgere anche all'ex sindaco, alla dottoressa Zaccagliotti, che è presidente della provincia di Venezia. Lei mi permetta di rivolgere un grazie alla sua squadra, alla squadra di giunta che ha lavorato assieme a lei, a tutti i consiglieri, a tutti i consiglieri di maggioranza che hanno lavorato assieme. Ma ringrazio anche, non sempre, ma abbiamo vissuto anche dei momenti veramente diversi con la opposizione che hanno votato a favore delle delibere che abbiamo presentato e portato in Consiglio Comunale. Però non posso ringraziare un assessore che ultimamente non condivideva più le scelte, arrivando alle dimissioni. Per cortesia, per cortesia, per cortesia, per cortesia, fate parlare il consigliere, prego. Arrivando alle dimissioni qualche mese fa, però credo che un grazie vada soprattutto al signor segretario, cioè il segretario generale, la dottoressa Beltrame, Raffaella Beltrame, per la fattività e la collaborazione che lei ha sempre dato a noi amministratori e anche alle minoranze. Quando dico a noi amministratori dico a tutto il Consiglio Comunale. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere soprattutto, io ho fatto 10 anni, gli ultimi 10 anni, ma li avevo fatti anche prima di Magnolato, 5 anni prima, con la giunta avevo fatto 15 silenzio. Anni di amministratore. Credo che un grazie vada rivolto a tutti i nostri dirigenti, ma soprattutto a